termine di queste interviste, sempre, e siamo sempre a Cassino, sempre prova a camminare italiano A, fino a 8, e siamo ai Big, i quattro finalisti diretti della categoria E. E cominciamo con il quarto tempo, che è Dario Balestri. Allora Dario, oggi un po' di problemi ho visto, però siamo riusciti a strappare la finale diretta lo stesso. Raccontaci un po' com'è andata la giornata di oggi. Sì, sono andate anche meglio, diciamo, durante l'anno, però speriamo che porti fortuna il fatto di non essere stato il più veloce sicuramente, loro sono stati più bravi. La partita se ne è fatta una sola, poi nella seconda ho provato delle modifiche alla macchina, non sono state quelle giuste, quindi la seconda, che poi è stata la più veloce, non l'abbiamo fatta. Dario, avvicina, scusa. Sì, e quindi abbiamo fatto solo la prima batteria. Non siamo sicuramente a posto come nelle altre prime due prove italiane, però vediamo domani. Vediamo domani in finale. Ok, terzo tempo saluto con Larry Lamberto, anche lui è Capricorn. Allora Lamberto, oggi è una prima batteria direi così così, poi dopo abbiamo recuperato tanto nella seconda, quasi un giro netto rispetto alla prima batteria, quindi raccontaci un po' com'è andata. In verità un po' le stesse sensazioni da Bulgario, un po' di problemi d'assetto, se non che nella prima manche la palla di era completamente staccata, quindi questo è quello. Nella seconda abbiamo migliorato decisamente, facendo anche alcuni piccoli cambiamenti alla macchina e il terzo tempo, tutto sommato, con tutte le misurature va bene così. Ok, quindi pronti per la finale di domani. E veniamo al secondo tempo assoluto, un rientro qui alle nostre interviste, non dico il tempo, ma direi quasi dopo un anno e mezzo, ex campione del mondo della categoria 1-10, Elias Daniele. Quindi c'è stato un change di modello anche su Capricorn, ha portato subito i suoi frutti, un cambio anche a livello motoristico, LM, quindi del signor Gino Moghera, quindi mi pare che sia un pacchetto abbastanza, non dico vincente per non portare sfortuna, ma che sia abbastanza positivo il tutto, giusto? Raccontaci un po' com'è andato. Sì, è vero, era giovane, tanti anni, un paio che non sono qui. Beh, sono contentissimo perché non è solo per il secondo posto di oggi, diciamo un po' quello tutto il weekend, essere stato così competitivo era veramente da anni. Non mi capitava di combattere di nuovo con tutti loro, che era sempre fatica, diciamo. Però sono contento, sì. Per il resto, per la gara, sono contento, peccato per la seconda manche che non ho potuto fare, un inconveniente tecnico, e quindi non ho potuto partire, rimango secondo. Sono fiducioso per la finale, speriamo che vada tutto bene. Con te, visto che è un po' che non vieni, spendo un'altra domanda. Penso che domani sia una finale di un'ora, 60 minuti, che penso che i primi 7-8 piloti, quindi su 10, sarete un trenino dentro ai 5-6 secondi, 10 secondi massimo, come è già successo su questa pista nell'arco di una finale da 45 minuti. Chi verrà premiato per te? Intanto devi avere la fortuna che non ti è caduta, questa è la base di tutto. In una pista come questa, dove comunque se non succede niente, che non piove, non accade nulla, la trazione è alta, poi con gli attivi, il mezzo, motore, macchina, praticamente tutto è sotto sforzo all'ennesima potenza, quindi sai, un'ora qui anche le temperature non so, danno bello, quindi comunque il fresco non è, diciamo, quindi sicuramente speriamo di fare un grande spettacolo. Ok. E arriviamo al TQ, top qualify della giornata per la categoria expert, Michele Romagnoli, la targa che è sempre offerta dal boss Gianluca Decina. Allora Michele, vedo qui 45 in 10-12, un tempone proprio, un tempone. Quindi una Shepard, un motore
Sonic, quindi un pacchetto direi veramente al top. Allora, la macchina è nuova, è appena uscita, è la Saturn Walk Pro. Ok. L'ho messa su qua per la prima volta. Beh, direi che è stato un bel inizio, quindi. Sì, le Matrix sono le nuove anche quelle. Grande Time Leader. Quindi, un pacchetto tutto da svezzare. Sì. Direi che meglio di così non poteva andare. No. Poi non mi aspettavo di fare un tempo così, che andava bene, sì. Quindi ci aspettiamo un combattimento, come ripeto, per domani in finale super tirato. Quindi. Speriamo. Speriamo. Ok, grazie a tutti e quattro e in bocca al lupo per domani. Va bene? Grazie.